C'è un libro molto famoso di una scrittrice molto famosa che si chiama Louise L. Hay, mi sembra, che lei appunto insegna a trattare, no, chi ha problemi di comunicazione, fare queste affermazioni, no, perché lei è di quella linea là delle affermazioni positive, no, di massaggiare qua mentre appunto fai delle affermazioni. E quello provoca, è vero, ho provato anch'io, provoca un cambiamento importante nella vita delle persone, nella mia mi ha aiutato. Qui è il chakra della gola, tutte le cose che non diciamo, che rimaniamo lì a rimuginare, perché abbiamo un problema qua a dire le cose, quello provoca malattia. Tutti i pensieri sono i pensieri che poi causano le malattie. Quindi, cioè, i benefici, cioè, il male del corpo. Parliamo di tutti i mali, no? Il cliente normalmente, per cosa ho detto ieri sera, no, ragazzi? Bisogna il massaggio, io non parlo solo di questo massaggio, però qualsiasi massaggio fate, no? Dovete sapere che problemi risolve. Risolve, no? Le persone normalmente vengono da noi perché hanno dolori. Per questo bisogna fare una ricerca, no? Un'anamnesi per capire da dove partono quei dolori. Anche se attraverso le ricerche delle cose fisiche riusciamo a capire, più avanti si va, si capisce che comunque sono tutte, parte tutto da qua, parte tutto dal mondo mentale. Per questo dico che c'è il massaggio, l'Ayurveda va a risolvere anche il problema, cioè nel mondo mentale, emotivo, perché va a toccare delle energie sottili che tante volte vengono lasciate lì.